Sono felicissimo di darti il benvenuto, caro mio esploratore, in un viaggio emozionante alla scoperta delle delizie culinarie di Fes. Oltre a farti visitare la città con il precedente video, se non l'hai ancora visto, corri subito a vederlo, ho pensato di farti anche incontrare i sapori culinari di queste terre. Nei video non si sentono ancora né gusti né odori, ma ci proverò lo stesso. Oggi vi racconto che cosa abbiamo mangiato a Fes in Marocco, partendo chiaramente da questa grandiosa colazione. Eccomi qui. Poco dopo il sorgere del sole su Fes, circondato dal profumo del tè alla menta fresca. È il segnale che la colazione marocchina sta per iniziare. Il tè è molto più di una semplice bevanda qui in Marocco. È una tradizione che unisce le persone e crea momenti di condivisione e lo si trova praticamente dappertutto. Provo a farti entrare in questo mondo di sapori incredibili, a cominciare dal pane appena sfornato. Il pane marocchino, o pane berbero, è una vera meraviglia artigianale del luogo, con la sua consistenza soffice e il suo esterno dorato. Breve out of topic, per me il pane ferrarese rimane il migliore, ma questo rimarrà tra me e te. La colazione marocchina ha ancora in serbo altre sorprese, come l'abbinamento di dolce e di salato. A pane e marmellata si affiancano formaggi freschi ed olive. Accanto al pane fragrante trovo qualche altro tipo di pane sottile a mo' di crepe e una gustosa omelette condita con chissà che spezie a me sconosciute, ma molto gustose. Macedonia di frutta fresca, yogurt e per concludere in bellezza non può mancare una spremuta d'arancia appena fatta. La colazione è uno dei momenti che preferisco della giornata e poter avere così tanti gusti da assaggiare mi fa andare via di testa. Poi mi piace molto l'idea di avere un sacco di cibi diversi sul tavolo che puoi mangiare e condividere con chi hai vicino. Dopo una gustosa colazione marocchina, la giornata prosegue con un pranzo che ci immerge ancora di più nella cultura culinaria di Fes e del Marocco. Siamo appena arrivati in questo ristorante con terrazza, che era una bella arietta, e ci hanno offerto queste due insalate marocchine. Una è cotta e una è cruda. Quella cruda è pomodoro, cetriolo e tanto prezzemolo, ed è proprio piacevole, fresca, con questo caldo ci sta. Mentre l'altra è un'insalata cotta con melanzane, pomodoro e tante altre cose. Durante il pranzo a Fes non posso fare a meno di iniziare con una calda e avvolgente zuppa marocchina, chiamata la Bissara Soup, a base di fave. Queste zuppe sono piene di sapori autentici e spezie aromatiche, sono preparate con ingredienti del luogo, un vero comfort food marocchino, economico e allo stesso tempo squisito. Io adoro le zuppe, per cui mi sono trovato super a mio agio con questi gusti. Ma la star indiscussa del pranzo marocchino è la tagina. Questo piatto tradizionale è un vero e proprio simbolo della cucina marocchina. La tagine è una pentola di terracotta con un coperchio a punta che permette una cottura lenta e uniforme dei suoi ingredienti senza perdere vapore e profumi durante la sua cottura. Durante questo viaggio ho assaggiato sia la tagine con il manzo che la tagine di pecora, che dà il massimo quando è cotta nella versione cipolle caramellate, mandorle e prugne. Ma andiamo avanti. Altri due piatti frequenti che ho ritrovato spesso sono il couscous di verdure, che come dice il nome è abbastanza intuitivo da capire da cosa è composto, non mi ha fatto particolarmente impazzire né per consistenza né per gusto. Invece, davvero degna di notte, queste polpette di kebab. Questo piatto è composto da una salsa al pomodoro dove sono immerse le polpette e poi il tutto ricoperto da un uovo. L'ho trovato buonissimo e super gustoso. Questo invece non mi è piaciuto molto, bocconcini di pollo alla griglia e couscous con la cannella. In Marocco, non so perché, tendono a mettere il dolce ovunque e questa volta il mix non mi ha fatto impazzire. Il gatto però che era vicino al tavolo ha apprezzato molto. Un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è la pastilla. Di questo mi sono accorto di non aver riprese, quindi devi lavorare di fantasia. Si tratta di una specie di torta completamente ricoperta di pasta con un ripieno di pollo e cannella assieme. Decisamente troppa cannella, non sapevo più se stavo mangiando pollo o un dessert. Ecco, non mi è piaciuto, però se vuoi provarlo lo troverai sicuramente. E per finire, un tè alla menta che non guasta mai. La preparazione del tè marocchino alla menta è un vero e proprio rituale. Le foglie di tè verde vengono immerse in acqua bollente, arricchite con zucchero e mescolate delicatamente. E ora ti condivido un momento magico che ha reso il viaggio a Fes ancora più speciale e autentico. Abbiamo avuto l'opportunità di lasciare da parte la cucina turistica che fin qui ti ho mostrato nelle varie riprese e la possibilità invece di immergerci in una vera esperienza di cooking class con una ragazza del posto di nome Salma e sua madre.
Se vi capita di andare in questi posti, provate a cercare dentro Airbnb o su Get Your Guide. Ci sono un sacco di cose interessanti da fare e grazie alle recensioni è facile farsi un'idea. Detto questo, torniamo all'esperienza in cucina. La nostra avventura ha avuto inizio in una cucina tradizionale marocchina. Anzi, a dire la verità, proprio in casa di Salma, il che ha reso tutto ancora più vero. Ci aspettava con ingredienti freschi e colorati. Siamo stati accolti con calore. Salma è una ragazza piena di entusiasmo e passione per la cucina marocchina. Prima di tutto, anche qui, un bel tè di benvenuto accompagnato con dei biscottini fatti in casa. L'esperienza verteva sul cucinare dei piatti tipici locali, anche se con il passare del tempo la cucina è andata in secondo piano, in quanto, oltre che parlare delle ricette, era una scusa per raccontarci e conoscerci a vicenda, ed è stata la parte più bella. Il primo piatto che abbiamo preparato è stato un delizioso couscous con pecora, cipolle e uvetta. Abbiamo tagliato le verdure con cura, mescolato le spezie aromatiche e lasciato che il profumo avvolgente riempisse la cucina. Il suono delle cipolle che sfrigolavano nella pentola e il profumo invitante che si diffondeva nell'aria rendevano l'atmosfera ancora più affascinante. La cucina marocchina è una cucina di origini semplici e molto umili, e i sapori dipendono principalmente dalla qualità degli ingredienti e dal modo in cui vengono cotti, e soprattutto dal mix di spezie che in ogni preparazione sono sempre presenti. Salma ci ha raccontato che è normale comprare gli ingredienti nei mercati della Medina, per avere la certezza che sia tutto fresco e soprattutto del luogo. Subito dopo abbiamo preparato la verdura per le zuppe harira, che è stata la zuppa più buona e gustosa di queste giornate. Si tratta di una zuppa di carne, legumi e verdura fresca, una zuppa di quelle che si fa molto volentieri a fare il bis, anche il tris. Successivamente abbiamo affrontato la sfida di preparare una salsa di melanzane. Cosa assurda, il metodo che usa Salma per cucinare le melanzane per renderle affumicate e gustose è di arrostirle direttamente sulla fiamma, sbucciarle poco dopo mentre sono ancora calde e mescolare il tutto con aglio, prezzemolo e spezie aromatiche e poi ripassare tutto in pentola. Infine abbiamo preparato delle deliziose crepe. L'impasto si stende delicatamente sulla padella calda fino a renderle solide. Il suono delle crepe che veniva capovolta e il profumo invitante erano davvero irresistibili. Alla fine, mentre sono ancora calde, si aggiunge un po' di formaggio fresco, banane caramellate e un po' di mandorle tostate e di miele. Una vera bomba. Se ci penso, mi viene l'acquolina in bocca. Credo sia stata la cosa più buona che ho mangiato in questo viaggio. Dopo aver cucinato assieme, abbiamo portato tutto in tavola. Ah, buon appetito! 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 Seduti sui divani, attorno ad un tavolo, abbiamo condiviso un pasto meraviglioso, raccontandoci storie passate e condividendo risate nonostante le grandi barriere linguistiche. Era un momento di autentica connessione, un momento in cui la cucina aveva superato ogni confine e ci aveva uniti in un'unica esperienza condivisa. Questa esperienza di cooking class mi ha insegnato che la cucina è un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e unire soprattutto le persone. Abbiamo imparato tanto sulla cultura marocchina, sulle sue tradizioni culinarie e sulla bellezza della condivisione di un pasto preparato con amore. È un ricordo prezioso che porterò sempre con me, che mi spinge a scoprire sempre di più le meraviglie che il mondo ha da offrire. Mi piace tantissimo l'idea che il cibo non sia stato il fine ultimo dello stare a tavola, ma uno strumento per avvicinare le persone a comunicare tra loro. Pensate solo che l'esperienza iniziava alle 18 e doveva finire per le 21, invece ora che abbiamo finito tutto era mezzanotte, pensate quanto abbiamo parlato. E così, amici miei, abbiamo concluso questo viaggio straordinario attraverso i sapori tipici della cultura marocchina. Spero che il video ti sia piaciuto, Fes ci ha offerto tanto tantissimo, una meravigliosa esperienza culinaria, un vero trionfo di colori, gusti e profumi. Non vedo l'ora di condividere con voi le prossime avventure. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e lasciami un bel like, mi aiuteresti tantissimo. E ci vediamo al prossimo video.